Paese è un onore anche se non è sua, sì, lo so, perché Gennaro per noi, ma che dice Casetta, io sono Gennaro, per noi è un punto di riferimento, sempre presente, sempre costante, e quindi noi, dicevo, oltre che ringraziarla, siamo qui anche per farle una domanda. Noi sappiamo che ci sarà la Termoli San Vittore che sta andando in porto e sapevamo che qui da noi ci sarebbe la possibilità che passi di qui. Noi le chiedevamo l'impegno magari di uno svincolo su questa nostra area attora, perché per noi è molto importante, essendo noi un piccolo paese, sarebbe proprio farlo rifiorire. Lei la sa qualche novità? Allora, poi rispondo io. Appena vinciamo le elezioni, tu sei sindaco di questa città, andiamo da Riccardo in delegazione, e lo consigliamo gruppo alla regione, il sindaco della città, e andiamo a Roma a sostenere questa esigenza. Dobbiamo vedere il procedimento, ti faccio intanto una sorpresa. Io intanto dobbiamo andare a Roma stasera perché c'entrano case in discussione. Siccome è una delega alla casa, ieri ho chiuso il Senato, stasera arriva alla Camera, domani c'è la fiducia perché la prossima settimana il Parlamento si riunisce per la campagna elettorale. E quindi stanotte la faccio. Domani controllo, non ti dico niente, nemmeno a voi. Aspetta il 6 di maggio. Noi la invitiamo qui allora a farci il fine settimana, così visita pure le nostre ciambande del diavolo, ti facciamo conoscere il nostro territorio. Ho visto c'è un convento benedettino anche qui, sempre per il fatto della viabilità ne approfittiamo giustamente, e per la rotonda noi abbiamo fatto già vorremmo fare una richiesta proprio qui sul Giglio per la rotonda, perché la casina nazionale, la casina consolare, ci sono stati morti, ci sono stati parecchi morti, incidenti, io stessa sono stata vittima di un maledetto stop, quindi se potete anche questa è una cosa molto brava, possiamo contare su va bene, quello che puoi dire pure quello lo puoi dire, infatti c'è il